Potete parlarci del vostro nuovo film e magari anche con uno sketch dei vostri personaggi per dare anche un po' la linea Ce dei ne loro dobbiamo fare un caratteri? pezzo proprio. No, giusto per No. raccontare di cosa parla, come lo farebbero i vostri personaggi, magari. Questo è bello. No, ma in realtà l'hanno fatto i nostri personaggi. Cioè, non ho capito la domanda. Gli succede spesso. Sì. Allora, la signora giornalista diceva: Sì. se potete raccontare il Il film, nostro come avatar. farebbero i vostri Non personaggi? tutto il film, la Non trama tutto, del la trama, film. solo la trama. È difficile su parte. Io sono borghese, non lo Non c'ha manco sciaduce, non mi sciaduce. sento. Cioè, Non gli diciamoci la verità, dico cioè, normale. diciamoci la verità, non è che Posso siamo dire normale? Attori che possiamo fare questa cosa, che c'è la differenza tra il personaggio e il non personaggio è lo sciaduccio. No, no, Cioè, no, no. lui è cretino veramente, non è Cioè, che. non è che mi sforzo più di tanto, capito? Quindi è difficile fare questa cosa. Vabbè, detto Ma. questo, dite il film. Allora, diteci di cosa parla il film. Il film racconta di una coppia, Noi. noi che siamo io e lei, Certo, noi e te no. di giovani Una napoletani, volta, io sono giovane, tanto tempo fa. giovani napoletani che lavorano. Perché è strano, già è strano. Che già è Già fa no, ridere. già fa ridere. No, lo specifico perché ogni film su Va Napoli bene, domanda. napoletani, cioè, ogni volta Se devo la spiegare signorina questa cosa. giornalista non ci sta in caso di fare la questione, mo non ti hanno fatto la domanda sul lavoro Lavorano, a è importante Napoli. che lavorano. Lavorano, però poi a un certo punto si sposano. Lei ha il sogno di fare questo matrimonio da Finalmente sposo si principessa. chiama il Il film si film. chiama Finalmente Finalmente sposo. sposo. 25 gennaio, diciamolo. Così, non si può mai sapere. Metti che ci vengono. Sì. Non ho capito. A un No. certo punto si sposano, però spendono soldi per fare un bel matrimonio come vuole lei, e però perdono il lavoro. Quindi sono costretti ad emigrare In in Germania. Germania. In Germania incontreranno una società multietnica, guarda questa cosa come te l'ho detta bene, e quindi arabi, egiziani, tedeschi, Siciliani, che sta siciliani. nella multietnia, perché se Sì. sarà. E quindi sarà difficile integrarsi, però poi ci riescono, anzi, hanno anche un riscatto societario. Esatto. Ci sono tanti temi importanti: Tanti il temi, lavoro, la perdita del lavoro, lavoro, la coppia, l'emigrazione, la l'integrazione, la maternità. maternità. Tutto, che sembrano tutte cose, dice, mamma mia, calmane, no? No, No, invece infatti è tutto, è un, invece. il film è molto divertente, cioè fa molto ridere. E com'è stato dirigere questo duo? Quanto avete lasciato spazio all'improvvisazione, anche tenendovi magari stretti nella sceneggiatura? Siamo stati molto stretti nella sceneggiatura al punto che abbiamo girato 90 minuti in più di cose che sono molto divertenti, ma questo, come dire, per la garanzia della qualità comica del film, perché volevamo assolutamente essere sicuri che quello che poi raggiungeva il film e quindi il pubblico fosse veramente la scelta e non lo scarto. Per cui, insomma, siamo stati insieme molto bene e, insomma, abbiamo unito tutte le nostre incapacità Mentali, soprattutto le mie, diciamo. per cercare invece di fare un film. Insomma, ma avete capito, insomma, che proprio questa atmosfera di gioco e di voglia di stare insieme sono andati a vantaggio di un film che ha una spensieratezza, una comicità e una voglia di raccontare, che però ecco, passa attraverso veramente una commedia che è commedia 100%. E com'è stato ritornare al cinema dopo il vostro primo film? E cosa vi aspettate da Finalmente Sposi? Sa migliore ansia, cioè, nel senso che il primo film è stato un po' una scommessa, non avevamo mai fatto cinema. E quello era il nostro primo film e ci siamo avvicinati come protagonisti a questo film. Quindi era tutto, vabbè, vediamo che succede. Comunque vada, abbiamo fatto un'esperienza. Invece mo ci troviamo costretti a dimostrare almeno qualcosa. Quindi mo, insomma, risulta più difficile affrontare Perché questo secondo purtroppo film. hanno successo e poi dopo quando lo devono riavere stanno un po' preoccupati, mentre invece, come dire,
uno fa delle carriere lunghe dove continua ad avere successo. Succede. Poi dico io, affidateci ad un personaggio, insomma, un regista normale, non è che subito all'arena, cioè Esatto. per noi diventa pure un po' ancora più Problema, è diventato un problematico. handicap, sono diventato. Cioè, deve essere stata sicuramente una produzione molto divertente, quindi ci saranno stati alcuni aneddoti che ci volete raccontare, successi sul Sì, in set. Germania, in un albergo, Lello Arena ha rubato un cuscino in un'altra stanza. Non ha rubato, ma no, c'era una stanza dei cuscini. C'era un box di cuscini e quindi si andava e ognuno faceva il test sul tipo di cuscino che Noi ci preferiva. passavamo delle ore in Esatto, quella stavamo là stanza. perché effettivamente tanti cuscini, tutti diversi, e poi lui fumava in camera. In Ha avuto anche una multa, lui che non fuma, ha avuto una dai multa in tedeschi. Germania Avere perché... una multa dai tedeschi è quanto di peggio può succedere nella vita, insomma. Ok, grazie mille. Quindi ci vediamo il 25 gennaio al cinema. Esatto, finalmente sposi. Finalmente al cinema, finalmente Finalmente sposi, sposi. grazie. Riusciamo a dire tutto tranne le cose importanti, cioè ci vuole un'abilità incredibile. Grazie.